Radio Magica presenta I Guardiani di Terracotta. I due hanno un portamento maestoso, i capelli mossi e le barbe folte che scendono fino al collo. Ma quello che più sorprende è la forza che trasmettono i loro corpi, gambe e braccia muscolose, piedi larghi e ben piantati. Nell'antichità queste statue, chiamate i telamoni, sorreggevano il peso delle porte di Aquileia e oggi due di loro danno il simbolico benvenuto ai visitatori del Museo Archeologico Nazionale, massicci e silenziosi come allora. Più o meno. «Non ne posso più, tutto il giorno fermo come una statua», sussurra Custos. «Shh, zitto, vuoi che ci senta?» replica Vigilio. Il custode ha sentito dei rumori e sta facendo un secondo giro di ispezione. Finché non se ne sarà andato, non si può fiatare. Finalmente il portone si chiude. Custos tira un sospiro di sollievo. «Quando il guardiano mi osserva così, mi sento tutto un brivido. Possibile che senta anche i nostri pensieri?» «Certo che no», risponde Vigilio. Poi si stacca dal muro e si stiracchia. «Tu che fai? Resti lì? Non vieni a fare quattro passi?» A quelle parole, con un salto che fa tremare il pavimento, scende anche Custos. Con fare goffo e lento, i due se ne vanno a passeggio per il museo. «Pensa se potessimo raccontare quello che abbiamo visto. Valorosi centurioni, schiavi e imperatori. La storia di Aquileia è passata sotto i nostri occhi». «Non è passata solo la storia, Vigilio. Sono passati anche carri carichi di leccornie. Te lo ricordi quel frutto esotico piccolo e marroncino? Dicevano che fosse dolcissimo. Se solo ci ripenso mi viene ancora l'acquolina in bocca». «Vecchio mio, tu parli dei datteri». Nel frattempo giungono davanti alla statua di Augusto. «Pare che lui amasse molto questi frutti. Ah, che imperatore, che portamento! Mi ricordo che una volta percorse il Decumano in piedi sul carro e il popolo lo acclamò come un dio». A Custos scappa una risatina. «Ehi, ti ho mai raccontato di re Erode? Pensa che quando giunse alle porte della città, scese dal carro per guardarmi da vicino. Non immaginava che anche io lo stessi osservando. E sai cosa ti dico? Quel giorno il grande re aveva un grosso bernoccolo sulla fronte. Lo so, Custos, lo so. Questa storia me l'hai già raccontata un milione di volte. Stai diventando vecchio e...» «Vecchio e...» «È pesante!» I due scoppiano a ridere. Le pareti quasi tremano. «Però è vero, Vigilio. Ci sono rimasti solo i ricordi». «Vuoi sapere che cosa penso, Custos? Che non ci è andata così male. Siamo ancora qui, nella nostra città. Di giorno i visitatori si chiedono chi siamo e dopo 2000 anni ci guardano ancora con ammirazione e rispetto». «E di notte ci raccontiamo storie dal sapore antico e bellissimo». «Esatto. Conosci un modo migliore per passare il tempo?»
Ascolta e guarda tutti i racconti e le curiosità del progetto Smart Radio su www.radiomagica.org/smartradio.